bombardamento, mia madre si avviò per vedere cosa era successo. Trovò la prima bomba che scese a Orsogna, colpì casa nostra. Prima sono venute due bombe a idrapolo. E appresso ha cominciato a sparare queste cannonate. Quando ha sparato le cannonate, le tedesche aveva fatto una trinchiera che arrivava sotto il fondamento della casa, che arrivava dietro. Veramente, non mi rendevo nemmeno conto, perché noi si pensava una settimana, massimo 10 giorni, e torniamo a casa. Trovavamo tutto, perché avevamo murato tutta la roba migliore, tutte le provviste. Allora se ne facevano di provviste, allora. E abbiamo portato quello che ti poteva servire per una settimana, anche come di vestiti. Per molti mesi la popolazione di Orsogna sopravvive in grotte che inizialmente erano state scavate per ripararsi dai bombardamenti. Le grotte vengono via via ampliate fino a poter ospitare anche 100 sfollati. Dopo siamo andati in campagna a una cognata e siamo stati 10 giorni alla casa della mia cognata. Dopo siamo andati alla grotta. Dentro una grotta eravamo 100 persone. E c'entravate tutti e 100? Perché era tutto camerette, che la grotta, era la grotta del Briante, si diceva, una grotta grossa. E lui tra me, piccolini, nonno e mezzo, e mi strillava: mamma, dammi lo pane in chilogli, parlava così, appicci sa luce, mamma. E che ti dentro quella grotta? Che ti diceva uccidere? Che ti diceva te ne lasci? Che te ne perché strillava, aveva piccolino Antonio. E quindi non lo sopportavano dentro la grotta? Lo poteva sopportare. Allora, due vecchi, si chiamavano Giovanni di Chichere, due chiarini. Linuccia, dammela a me, uccidere. E io ho dato l'uccidere dentro la grotta e ha fatto le mazze, l'uccidere, a giocare. Gli ha dato lo pane, e i piccolini, lo piccolini aveva Antonio, lo che dentro.